Ma dov'è che stiamo andando? Ma me lo volete dire? Dai, Geco, che siamo arrivati, su. Adesso ti facciamo scendere. Dai, fatemi scendere. Sì, un attimo, Geco. Dai, non vedo niente, uffa. Dai, vieni qua con me. Uppala. Ecco fatto. Ragazzi, fate silenzio, finché non toglie la benda, silenzio totale. Allora, ma dov'è che sono? Devo andare di qua, devo andare di là. Oh, mamma mia, non vedo niente. Geco, girati. Così. Ancora un po'. Così. No, troppo. Così. Ok, adesso aspetta. Vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Eccoci qua. Mi togli la benda? Sì, adesso te la tolgo. Uno, due, tre. Sorpresa! Auguri! Auguri, amico mio! Sì, buon compleanno, Geco! Mi avete fatto la festa sorpresa! Non te l'aspettavi? Ma assolutamente no! Anzi, pensavo che nessuno si ricordava del mio compleanno. Non mi avete fatto nemmeno gli auguri! Beh, ma faceva parte del piano! Eh sì, perché così almeno pensavi che ci eravamo tutti dimenticati! Oh, ero così triste! Pensavo che davvero nessuno pensava a me. Oh, Peppa, George, siete già in posizione? Ciao, Geco, auguri! Ciao, Geco! No, ti abbiamo aspettato, non abbiamo toccato neanche un dolcetto. Oh, grazie, amici. Oh, Masha, Orso. Ciao, Geco, tanti auguri! Ma ciao, Geco, auguri! Oh, grazie, grazie mille, ragazzi. Oh, Daniel, ci sei anche tu? Sì! Ciao amico! Ciao Ben! Oh, sono troppo contento! Che bello! Wow, quanti palloncini! Ma è bellissimo! Oh, ragazzi, mi avete fatto veramente una bellissima sorpresa! Sono così felice! Oh, non so come ringraziarvi! Beh, non hai ancora visto niente! E cioè? Beh, oltre alla torta e i dolcetti c'è anche un regalo! Lo vai a prendere tu, gatto boy? Sì, lo vado a prendere subito! Anzi, scusa! Invece di farmi fare tanta strada, perché non utilizzi la tua magia, Holly? Ah, beh, sì, hai ragione. Allora facciamo così. Mettiamoci tutti in posizione. Geco, vieni qua nel mezzo che sei il festeggiato. Ragazzi, venite tutti qui. Eccoci. Oh, arrivo anche io. Sì, anche io. Pure io vengo. Ok, ci siamo tutti. Allora. Uno, due, tre. Magia! Ecco fatto! Tanti auguri, Geco! Ma che cos'è? Ma è bellissimo, fantastico, tutto colorato! Un'aquila! Un girasole! Oh, che bello! Mandala block! Dai 3 anni in su, quindi per l'età ci siamo! 73 pezzi! Wow, mi divertirò un sacco! Fatto con legno! Oh, grazie ragazzi, grazie amici, mi avete fatto un regalo bellissimo. Ma cosa devo fare? Ma come cosa devi fare? È un mandala, praticamente un mandala, non un mandala, scusa, ho sbagliato la pronuncia. Sì, e che cosa devo fare? Devi fare delle figure, vedi? Figure geometriche, oppure puoi fare un fiorellino, una farfallina, puoi fare addirittura un granchio. Davvero? Oh, io non vedo l'ora di giocarci. Dai, giochiamoci. Ok, allora dai, vieni fuori. Ok, siete pronti? Adesso lo toglierò dalla scatola. Un, due, tre, magia! Ecco fatto. Quanto è bello, è tutto colorato. Oh, mi piace da morire. Oh, che bello. Oh, amici, che cosa facciamo? Beh, questo lo devi decidere tu, Geco. Aspettate, ragazzi, che vi faccio vedere cos'altro c'era nella scatola. Aspettate. Ecco, qua ci sono un po' di tesserine che vi fa vedere un po' di esempi. E poi qua guardate, c'è un pratico sacchettino da poterci mettere tutti i pezzi alla fine quando abbiamo finito di giocare. Così Geco non perdi niente. Fantastico, Holly, grazie. Allora, Geco, decidi che cosa vuoi fare? Dunque potrei fare una lucertola. Oppure potrei fare un albero. Cosa ne dici di fare un bel girasole? Ah, un girasole. Sì, ho un'ottima idea. Mi piace tantissimo. Allora che girasole sia? Adesso devo togliere tutti questi pezzi. Oh, Holly, che
Che cosa c'è? Puoi utilizzare la tua magia? Certo! Abracadabra! Ecco fatto, sono tutti per te! Che belli! Guardate! È proprio fatta di legno! Oh, io adoro i giochi di legno! Oh, guardate un cuoricino! Quanto è carino! Oh, ci sono un sacco di pezzi qui dentro! Ragazzi, mi aiutate? No, è il tuo compleanno, è il tuo giocattolo, il tuo regalo, quindi fai in te un bel girasole. Oh mamma mia, oh bambini mi aiutate, io non sono mica capace di fare un girasole. Da dove devo iniziare? Beh, se vuoi io una mano te la posso dare. Certo gatto boy. Potresti dividere i pezzi che ti servono e quelli che non ti servono. Ad esempio il girasole di che colore è? Beh, il girasole è un po' giallo, un po' arancione. Ecco, brava, allora puoi mettere da parte tutti i pezzi gialli e arancioni. Ah sì, ho un'ottima idea. Oh, allora, arancione, giallo, ta 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 ta, così, così, questi qua, poi questi, questi di qua. Ecco, mi sa che così ci siamo, potrebbero bastare. E adesso comincerò a fare il fiorellino. Allora, mettiamo da parte tutto quello che non mi serve. Ecco, questi non mi servono. Allora, inizio a fare il mio fiorellino. Vai, Geco, io faccio il tifo per te. Sì, anche io faccio il tifo per Geco. Vai, amico, lo so che sei capace. Io ce la posso fare, sono super Geco. Allora, iniziamo a fare il dentro. Secondo me una roba del genere potrebbe essere... Ma proviamo. Oh sì, mi sa tanto che sta venendo proprio bene. Così? Oh mamma mia, io non sono tanto bravo. Non è vero Geco, sei bravissimo. Guarda che sta prendendo forma. Ma io non ne sono tanto sicuro. A me mi sembra tanto che non sa di niente. Beh, forse invece potrebbe essere... sì, mi piace. Perfetto. Allora, adesso dovrei metterci un po' di giallo intorno. Allora, vediamo un po'. Potrei metterli in questo modo qua. Sì, secondo me così va benissimo. Ah, è più semplice di quello che pensavo. Cioè, non è proprio semplice semplice, però è fattibile. Guardate, sta prendendo forma. Sei bravissimo Geco, continua. Ok, continuo. Però non è facile facile, eh? Oh, vediamo. Ecco, ecco, sta prendendo forma. Guardate, sono bravo, vero? È vero che sono bravo? Sì, è vero, sei bravissimo, Geco. Ok, allora io vado avanti. Di qua. Questo qua. Poi questo di qua. Così. Così. Oh, sono proprio bravo. Non mi si chiude. Forse ho sbagliato qualcosa. Ma no, Geco, devi solo stringere un pochettino. Così? Così va bene? Ah, sì, mi sa tanto che così va benissimo. Guardate quanto è bello. Vabbè, non è perfetto perfetto. Sono sicuro che voi bambini sarete più bravi di me. Però io, come prima volta, sono contento. Bravo, Geco, sei stato fantastico. Sì, sei stato davvero molto molto bravo. Adesso dovrei fare il gambo del fiore, quindi per fare il gambo del fiore io userei tutti i pezzi verdi. Ali, mi fai la magia? Mi fai arrivare tutti i pezzi verdi proprio qui, in questo posto qui? Sei proprio un pigrone, eh? Sì, lo so. Dai, va bene. Magia. Ecco, vai. Ah, sei fantastica, Ali. Allora, io potrei metterli tipo una roba del genere. Uno di qua, uno di là. Oh, sono davvero un genio. Sono fantastico.
Questo è per tutti coloro che dicevano che ero un tontolone. Invece guardate un po', sto facendo un'opera d'arte. È bellissimo, è fantastico. Adesso faccio un po' le foglie. Vediamo un po' come le posso mettere. Dunque, posso provare a fare uno di qua. E la stessa cosa posso fare di là. Vediamo. Quindi uno che parte di qua e poi... Oh, così? Così vi piace, bambini? Questo in più. Guardate un po'. Secondo me sono stato bravissimo. È vero che sono stato bravissimo? Wow, complimento, Geco! Sei stato bravissimo! Oh sì, sei stato davvero bravo, bravo, bravo! È bellissimo! Oh, guarda, ci sto proprio bene nel mezzo! Bravo, amico, ti è piaciuto il tuo regalo? Sì, è stato fantastico! Ma, Orso? Orso, dove è finito? Orso? Orso? Orso, non faceva niente, Orso! Orso, ma stavi mangiando tutti i dolcetti? No, io facevo la guardia dei dolcetti! Dai, vieni a vedere il fiorellino di Geco. Buoni dolcetti. Bene ragazzi, che cosa dite? Andiamo a mangiare la torta? Sì, andiamo a soffiare le candeline. Evviva! Ciao bambini, noi adesso vi salutiamo. Andiamo a mangiare la mia torta di compleanno. Se vi è piaciuto questo episodio, ma soprattutto se vi è piaciuto questo nuovo giocattolo, se lo volete acquistare troverete il link di riferimento sotto il video nella descrizione. E noi vi salutiamo, intanto ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti bambini!